Quindi oggi in India c'è una specie di persecuzione anticristiana, ma non in tutta l'India, soprattutto in quattro stati che sono governati da partiti estremisti indù. C'è sempre anche interesse economico, no? Ispirato, finanziato e aiutato dai grandi proprietari terrieri, dalle grandi, capisci che gli viene a mancare la manodopera per un mercato che non ripari, per esempio, e le basse caste. E questi danno via libera agli estremisti indù, i quali vogliono eliminare i cristiani dalla scena pubblica, perché sono proprio i cristiani che hanno creato la crisi dell'induismo. Come? La rivoluzione. La rivoluzione sociale che viene dal Vangelo.